discorso è semplice. Io ho inteso queste dirette come un'opportunità per trattare più che delle tecniche, come dicevo settimana scorsa a chi ha assistito alla diretta, dei problemi comuni quando si arriva in una certa posizione o quando si porta una certa tecnica. Questa settimana è il turno di omoplata. Perché? Perché omoplata è un attacco bellissimo, a mio giudizio, del Jiu-Jitsu, che io personalmente ho sempre usato tantissimo e mi ha sempre portato tanto. Mi ha sempre fatto raccogliere dei buoni frutti, tanto in competizione quanto in sparring, in viaggio in altra accademia o a casa propria, eccetera. E il problema principale di omoplata, quando lo si spiega ai ragazzi, quando si tenta di far entrare questa tecnica e questo attacco all'interno del loro gioco, è quasi sempre mantenerlo. Quindi andiamo a vedere i due problemi principali che derivano dalle due difese principali di omoplata, con cui dobbiamo sapere in una qualche maniera convivere, che sono la postura al primo posto, quindi lo stack, quando l'avversario ci mette sul collo, fa postura per uscire da omoplata, e quando, classico dei classici, ci vuole scavalcare la testa per andare dal lato opposto. Lo si può fare saltando, con un passo, fintando un movimento in un'altra direzione per tentare di liberare il controllo del bacino se l'avversario ce l'ha, eccetera, eccetera. Però questi sono i due insiemi principali, i due problemi maggiori, e andiamo a trattare proprio questi. Quindi adesso un po' ci siamo. Adesso un po' ci siamo e possiamo partire. Come dicevamo, prima di tutto partiamo con Asia che fa vedere un'omoplata e io che vi faccio vedere. Partiremo, tranne un'eccezione, partiremo sempre da questa posizione, perché poi almeno l'omoplata viene a favore di telecamera. Quindi anche se non vedete bene magari come viene tirata la tecnica per attaccare un'omoplata, non è quello il punto della lezione. Cioè il punto della diretta è proprio saper mantenere l'omoplata una volta chiuso e saper battagliare con tutte le reazioni e le difese dell'avversario. Quindi non è importante la fase di chiusura dell'omoplata, ma è importante cosa succede dopo. Quindi partiremo da qui per essere sempre sulla linea orizzontale a favore di telecamera in modo che possiate vedere bene. Purtroppo lo sapete, lo spazio è quello che è. Quindi Asia mi attacca omoplata e finisco qui. Reazione numero uno dell'avversario, è quasi sempre la prima scelta, perché è uno dei modi più facili di uscire da omoplata, no? Inizio a bloccare il mio avversario per non farlo lavorare troppo sul bacino, quindi porto quel ginocchio pesante sul costato di modo da poter far base, mano a terra, alzare anche l'altro, infilare quattro dita dentro e usare lo stack, quindi portare il mio avversario sulla linea delle scapole del collo per indebolire l'omoplata. Vedete, Asia sta facendo una presa al bavero che è una delle prime cose che serve a non far posturare, quindi adesso gli chiedo di toglierla, perché l'omoplata che si espone di più a questo tipo di difesa è proprio l'omoplata classico, no? Manica inversa e controllo del bacino. Vammi a controllare il bacino e prendi la manica inversa, Asia, per favore. Il classico dei classici, il primo omoplata che impara una cintura bianca o blu quando ha a che fare la prima volta con questa tecnica. Quindi io sono, senza la presa al bavero, libero di posturare. Quattro dita dentro. Inizio ad alzarmi, mantieni la presa sul bacino per favore. Continuo a camminare verso il suo collo. Vedete? Quando cammino in linea laterale verso la cintura delle scapole, blocco col ginocchio i lombari, Asia è totalmente sul collo, io posso posturare ed esco strappato. Quindi posturo e sfilo il mio braccio. Perché è tremendamente facile, tra virgolette, cavarsela in questa maniera quando si è attaccati da omoplata, cioè da un avversario che ci ha portato omoplata? Perché, in sostanza, non c'è niente, come vi stavo dicendo, che mi impedisca di alzarmi, e qualora non ci fosse nulla che mi impedisse di alzarmi, la mossa migliore è tentare di imbarcare l'avversario sul collo, perché l'avversario, in realtà, tentiamo di capirci sull'omoplata, non ha nulla. Omoplata è un triangolo chiuso sul niente, perché non è un triangolo che sfrutta il blocco della testa avendola dentro, come il triangolo classico, e non è un armlock che pinzando la testa usa sempre la testa dell'avversario come appiglio. L'omoplata non sta usando la testa dell'avversario, state chiudendo un triangolo su una spalla, è uno scalino, ma niente di più. Quindi
Quindi, qualora voi lasciaste libero l'avversario di posturare, di mettervi dal collo, sul collo, sappiate che molto facilmente uscirà da omoplata, cioè fare posture e strappare sarà molto molto facile. Quindi la prima cosa, la più importante di tutti, è immediatamente rompere la postura dell'avversario. Quindi il primo metodo, e sicuramente la prima scelta, deve essere per l'appunto impedire all'avversario di alzarsi e posturare. E ci sono due strumenti principali per fare questa cosa. E se vi concentrate su questi due strumenti principali, vi posso assicurare, ve lo dico per esperienza personale, quando lo feci al tempo, vi posso assicurare che il vostro omoplata cambierà radicalmente. Il fatto è che è proprio la fretta di chiudere quel triangolo la peggiore consigliera che ci sia. Cioè, io non devo aver fretta di chiudere quel triangolo perché devo continuare a rompere la postura del mio avversario. Quindi, omoplata. Difesa da uscita d'omoplata numero 1, quindi primo problema di omoplata, lo stacco e la postura dell'avversario, un metodo solo, ottimo, che ha due parametri principali, la mia gamba che rompe la postura dell'avversario e la presa al bavero che avete visto fare da Asia prima. Parto da una collare sleeve proprio per il motivo della presa al bavero. Attenzione a non sottovalutare mai questa presa che è fondamentale. Questo è un ottimo omoplata, un bello omoplata, il classico dei classici, si porta da Della Riva con presa incrociata, presa al pantalone o alla caviglia, ma non tiene giù l'avversario, cioè è un omoplata potenzialmente più difficile di questo da mantenere. Quindi mia personale opinione, io quando tiro omoplata e mi piace molto tirarlo, parto sempre da una presa incrociata al bavero, parto sempre da una collare sleeve. Vado ad attaccare l'omoplata, l'avversario resta in piedi, la prima resta in piedi. Due scenari ovviamente, no? Se l'avversario mi vuole imbarcare farà di tutto per rimanere in piedi, non è detto che ce la faccia, quindi vedremo in base alle due difese due scenari diversi. L'avversario tendenzialmente se riesce a stare in piedi ci imbarca, ci mette in stack pass e sfila il braccio. Se l'avversario perde l'equilibrio durante il mio attacco di omoplata e va in ginocchio, tenterà come prima soluzione, se non riesce a rialzarsi subito, a scavalcarmi la testa. Quindi in sostanza dipende anche come troviamo il nostro avversario dopo che stiamo andando a isolare il braccio per attaccare un'omoplata. Nel momento in cui entra il mio omoplata, non devo avere fretta di chiudere questo triangolo. Questo è uno degli errori più diffusi di tutti ed è un errore che vedo continuamente in campionato anche da cinture molto alte. Chiudo questo triangolo e voglio immediatamente andare per la vita. Perché è un errore? Perché di nuovo, anche se ho una presa al bavero, la testa di Asia è libera. Asia può posturare, usa delle fasce muscolari grosse che sono quelle della schiena per tenere la schiena dritta e libera, e può ancora attaccarmi lo stack. È ovvio, ho questa presa al bavero che mi può salvare per rientrare, ma oramai l'omoplata l'ho perso. Oramai l'omoplata l'ha difeso. Quindi non basta una cosa sola, cioè non basta la presa incrociata al bavero, non basta la gamba, devo unirle tutte e due. Quindi quando vado a tirare omoplata non ho fretta di chiudere il triangolo, ma ho fretta subito di rompere la postura dell'avversario. È l'unione di queste due attività la più importante di tutte, la gamba che rompe la postura dell'avversario, esattamente come se steste facendo un armlock, solo che è un omoplata, avete il braccio più vicino e non quello più lontano. Però rompo la postura dell'avversario. E sino a quando il mio avversario non ha messo a terra almeno un ginocchio, io continuo a rompere. Non ho fretta di chiudere quel triangolo. Non mollo mai la presa al bavero e mollo solo la presa alla manica. Il polso lo continuerò a controllare chiudendo un po' con l'anca. Il polso da lì, se avete la postura giusta, non scappa. Continuo a rompere la postura. Il mio avversario perde un po' di postura, un po' di base, mette un ginocchio a terra. Presa sulla cintura, posso andare a chiudere il mio triangolo. Adesso sì, da questa posizione l'avversario può alzarsi, può tentare di liberarsi girando sotto, può tentare di liberarsi mettendomi in stack pass. Se mantenete queste due prese, raccoglierete sempre qualcosa. Se gira, raccogliete un ribaltamento salendo sopra, due punti, o seguendo il giro e continuando a chiudere omoplata. Se vuole scavalcare la testa, lo sapete, la strada è sbarrata oramai dalla mia presa. Se vuole posturare, io ho il bavero che lo rallenta, posso rimanere appeso e qualora inizi a posturare un po' più aggressivo, riapro e ho tutte le soluzioni del mondo grazie al mio bavero.
posso attaccare triangolo, posso restare in omoplata pinzando la testa. Se l'avversario punta verso di me con la testa, che è un errore perché va a finire in un triangolo, qualora io volessi comunque restare in omoplata, questa presa al bavero allontana, rompo, va. E sono sempre lì, grazie a queste due prese qui. In sostanza, la presa al bavero è una presa che deve essere all'interno del vostro triangolo, cioè quando io sono arrivato come se avessi l'avversario da questo lato a chiudere omoplata, la mia mano è in mezzo al mio triangolo e controlla il bavero dell'avversario. È lì dove ce l'avevate all'inizio, è come se vi voleste chiudere un triangolo sul vostro stesso braccio e l'altra è in vita sulla cintura che controlla. Quindi la prima scelta, io attacco un'omoplata dove l'avversario riesce a reagire rimanendo in piedi e posturando per fare stack pass, rompo la base fino a quando non gli faccio poggiare almeno un ginocchio a terra, gli faccio fare posting almeno con un ginocchio, di modo da poterlo poi continuare a sbilanciare con il mio movimento laterale e vado a chiudere omoplata definitivamente. Quindi lo faccio rivedere, è questo. Parto sempre attaccando da collare slip proprio per il bavero. Chiudo omoplata, il mio avversario vuole fare stack pass, continuo a rompere la postura. Rompo, 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 ha messo giù un ginocchio, vado a controllare la cintura, mi sposto lateralmente, chiudo il triangolo. Questa è la prima soluzione ed è una soluzione versatile perché con quell'attività, con la gamba, l'attività della gamba che rompe la postura e quindi continua a far tenere la schiena dell'avversario piegata, in sostanza come tutti. Le uscite facendo postura non dovete permettere all'avversario di guardare avanti a sé o in alto, ma deve vedere il tatami, dovete continuare a tenergli la schiena flessa. È un escamotage molto molto versatile perché poi lo potete usare per ogni tipo di omoplata e per ogni tipo di transizione da omoplata. Perché con questa presa al bavero è molto facile una transizione per triangolo, è molto facile una transizione per la schiena. È molto facile seguire un giro per poi prendersi due punti di ribaltamento. Siete perennemente appesi all'avversario. Io vi consiglio davvero tanto di, a un livello un po' più avanzato, di abbandonare il controllo della manica, perché avete una mano sui lombari, sulla cintura e una in manica, e fissarvi invece sul controllo del bavero e studiare bene la vostra postura ideale per chiudere quella manica senza una presa. Quindi ho un triangolo chiuso. Per chiudere la mano, il polso dell'avversario qui, avendo l'altra mano in presa sul bavero, devo solo girarmi un po' verso di lui e portare un po' le ginocchia al petto. La mano è chiusa, non esce da lì. Quindi, prima soluzione esaurita. Controllo un attimo se ci dovessero essere domande che mi segno per dopo. Se mette il ginocchio sullo stomaco, Giacomino, certo. Ok, ho perso la mia diretta. Allora, mi sono segnato un paio di domande che molto interessanti che ho visto su questa e al termine di tutto rispondo. Anticipo solamente una che è importante che mi ha fatto Giacomo Brunelli. Se scende col ginocchio sullo stomaco, cioè se scende col ginocchio interno, che è in sostanza la prima cosa che si fa è mettere il ginocchio sul costato dell'avversario per lavorare per uscire. Tu devi sempre pensare, Giacomo, che l'attacco partiva da in piedi. Nel momento in cui lui scende e manifesta l'intenzione, cioè vedi che il ginocchio sta andando lì, il mio consiglio è fare la presa sul bacino proprio come l'hai visto adesso, fatto da me. Cioè, involontariamente Asia è scesa giù facendo quella difesa. Perché ci è abituata, perché la usa sempre. Non so se l'avete notato, il ginocchio era sul costato. Quando non ho questa presa in sostanza sulla vita dell'avversario, Giacomo, ma il palmo compresa la cintura rivolto verso l'alto, col gomito blocco il ginocchio. È molto più facile perché palmo verso l'alto, gomito vicino al corpo. Lo spazio per il ginocchio è molto più chiuso. Quindi quando manifestano tanto quell'attitudine lì, io invece di abbracciare completamente i lombari e di arrivare con la mano dal lato opposto, faccio una presa stile zavorra, più peso che blocco, quindi scendo un po' di più verso l'anca vicina e lavoro col gomito per chiudere lo spazio. È una bella domanda perché quella cosa crea problemi e questa è la cosa che mi cava sempre dai guai, Giacomo, il gomito vicino al corpo. Quindi variare la presa. Un paio di domande si vedono dopo perché.
Abbiamo perso quelli prima, dobbiamo vederla. Va Riusciamo bene, a andare ok, a allora dopo le andiamo a vedere lì. Adesso sono uscito un attimo dalla diretta di là, quindi ho perso delle domande su quello, ma poi veniamo lì a vederle. Adesso vi spieghiamo brevemente la seconda, che è un po' più per cinture avanzate, dato che c'è un Nibar, quindi si parla anche di leva le gambe, e poi passiamo direttamente alle domande. Il secondo caso è un po' diverso, è quando o state tirando un'omoplata con l'avversario che sta passando basso, quindi passaggi in ginocchio, oppure semplicemente col passatore in piedi tirate un'omoplata talmente esplosivo che il passatore viene giù. Non sempre si riesce, quando vi attacca un'omoplata, se l'avete subito lo sapete, a rimanere in piedi. Ogni tanto si perde l'equilibrio, si porta un ginocchio su, si lavora per rientrare, per risalire, e questo è il caso che vediamo adesso, ed è il caso della prima primissima uscita che vi insegnano, che ogni buona accademia di Jiu-Jitsu dovrebbe insegnare per prima una cintura bianca. La prima uscita da omoplata è anticipare il controllo del bacino e scavalcare al volo la testa dell'avversario. Prima uscita basica quanto volete, ma che tutt'oggi vedete nei campionati adult, nei mondiali adult delle nere. Praticamente ogni volta, come primo tentativo, ogni volta viene tirato omoplata, perché resta una delle più efficaci di tutte. Alle volte, però, questo scavalcarmi la testa può tornare a mio favore. Ci sono tante cose da fare sull'avversario che scavalca, ma non voglio trattare degli argomenti che sapete a memoria o che molti di voi sanno a memoria. Quando l'avversario ci scavalca la testa, giriamo sull'addome, ci risediamo andando indietro, abbiamo raspato, lo sapete tutti. Quando ci scavalca sulla testa, molti con il gioco particolarmente avanzato e orientato alla schiena mollano l'omoplata, richiamano le ginocchia al petto, iniziano ad attaccare una matrix, un baby ball, tante cose diverse. Ma sono cose bene o male note. Invece, secondo me, un modo di mettere fine alla lotta così pratico, di facile esecuzione e poco comprensibile per l'avversario è una roba molto buona. Cioè, io sono un grande fan di questo contrattacco sulle uscite dell'avversario da omoplata, e appena posso faccio di tutto per tirarlo. Il contrattacco va ovviamente ad attaccare, ve l'ho detto, un Nibar, quindi vado ad attaccare la prima gamba che mi scavalca la testa, e farlo è relativamente semplice. Io sto tirando il mio omoplata, lo tiro talmente bene l'avversario va giù, quindi mi sposto direttamente e qua la scelta è mia. Qua posso iniziare a controllare ma invogliarlo comunque, oppure aspettare per invogliarlo a scavalcare. Ma qualsiasi cosa faccia con questa mano, il mio avversario non può scavalcarmi la testa con il mio ginocchio interno che punta verso l'alto, altrimenti la gamba non la catturerò mai. Quindi, quando arrivate qua, vi do io un consiglio: fate la presa di cui parlavo adesso con Giacomo, che avete visto anche prima. Vi prendete un attimo in cui siete tranquilli, in cui avete visto che l'avversario da qui non esce, lo state controllando. Aprite il triangolo, piede a terra, la spinta è sempre dall'avampiede, non aprite troppo quest'angolo, lo sapete, se no non spingete nulla. Avampiede, tallone bene vicino al sedere, guardate questo ginocchio per favore. Dentro. È come se volessi solo girare la pianta del piede verso il soffitto. Sono un po' uscito, mi sposto un po' più avanti. Quindi, piede a terra, questo ginocchio va all'interno. Da qui non faccio più sentire all'avversario troppa zavorra, lo invoglio a scavalcarmi, gli faccio capire che in una qualche maniera il blocco è saltato. Quando l'avversario sta scavalcando, le mie mani entrano, tutte e due. Sono entrato con tutte e due le mani dietro le gambe dell'avversario, ok? Sul polpacce e bicipiti femorali. Il mio ginocchio che ho portato dentro è già in posizione, devo solo dargli profondità. Quindi spingo ancora col piede a terra per dare profondità e salgo a chiudere. Qua ho il Nibar. Posso lasciarlo incastrato qui, quindi pinzo sulle ginocchia, lo lascio incastrato dietro, vado a finalizzare. Oppure, se non sono un fan di questo Nibar, lo lascio semplicemente passare davanti e vado a finalizzare. La vera cosa un pochino complicata di questa tecnica è solo ed esclusivamente il timing, non è l'esecuzione. Non fatevi prendere dal fatto: ah, è un Nibar, marroni nere, complicato. Assolutamente no, un Nibar altro non è che ha gli stessi identici principi di un Arnold, quindi non dovrebbe essere nulla di nuovo per nessuno, anche quando si arriva
a quel regolamento che ci consente di tirarli. Però è molto importante, ovviamente, che il vostro bacino vada incontro all'avversario nel momento giusto, né troppo presto, altrimenti scopriamo l'attacco, né troppo tardi. Partiamo già con un'omoplata chiusa e ve lo facciamo vedere da quest'angolo e dall'angolo opposto, così vedete l'entrata del bacino guardandoci di spalle e invece la posizione delle mani guardandoci poi di fronte la volta dopo. Quindi se io asino un'omoplata qui, avevo il mio bavero incrociato, avevo la mia cintura, apro, porto il ginocchio dentro, allento un pochino, l'aspetto un poco al varco. Quando capisco che sta scavalcando, levo la presa e entro con le mani. Dentro profondità, qua. Io personalmente sono un fan di questo Nibar. Se io ho il tallone lì dietro, chiudo il gomito, controllo tra il polpaccio e l'incavo del ginocchio e tiro questo Nibar qui. È il mio preferito in assoluto. Quindi pinzo con le ginocchia e porto le anche davanti. Qualora non vi dovesse piacere, lo sapete, allargate il gomito, il piede scappa, controllate il tallone con entrambe le mani per controllare la direzione della rotula e avete il Nibar. Se invece ve lo faccio vedere dall'altro lato, guardate bene le mani dove entrano adesso. Io ho omoplata su Asia. Porto il ginocchio dentro, quindi da qui il ginocchio non lo vedete bene, però curatemi le mani. Asia scavalca, boom, qua. Devono solo passare all'interno, lo vedete? Sono tutte e due dietro l'avversario. Porto il mio bacino profondo, il mio polpaccio sopra i lombari dell'avversario, pinzo le ginocchia, controllo, mi raccomando bene il controllo del Nibar perché alla fine è un Arnok, eh? Lo dovete trattare esattamente uguale come diciamo, quindi ginocchia non devono divergere, bene strette, sto controllando la rotula dell'avversario, vado a finalizzare. Quindi questo è quanto e queste sono in assoluto le mie due maniere preferite di contrattaccare le due difese classiche da omoplata. Il bavero e la gamba che rompono la postura come concetto, quindi perennemente su qualsiasi situazione, qualsiasi tipo di omoplata, bisogna partire da lì. E i counter che ovviamente si basano su, nella presa al bavero, transizioni per triangoli, schiena, ribaltamenti e tutto invece il capitolo, quello insomma di a livello un po' più di lotta a terra, quindi senza il passatore in piedi che tenta di scavalcarmi la testa, vado ad attaccare proprio la gamba che mi scavalca. Ovviamente va fatto al volo, come vi dicevo, il timing, quindi l'avversario non può mettere il piede a terra dall'altro lato, no? Dovete arrivare in tempo e dovete prendergli il tempo e esplodere portando il bacino verso la sua anca e in sostanza bloccandogli quel passo. Se avete visto Asia, tutte le volte che faceva il passo poi ricadeva dal lato da cui veniva, perché le vostre anche devono un po' travolgere il bacino dell'avversario e mettergli il ginocchio in iperestensione. Adesso vengo lì un attimo a vedere quali domande ci sono e tentiamo di dare una risposta a tutti quanti. Sì, Mauro, bellissimo. Ciao Felice. Sì, Ricky, un Nibar, spero ti sia piaciuto. Lo stesso discorso vale anche partendo dalla guardia chiusa? Assolutamente sì, assolutamente sì. Qualsiasi tipo di omoplata tu vada a tirare dalla chiusa, in ogni caso può partire da una presa incrociata al bavero che ti fa rimanere bello stabile, bello incollato all'avversario. Alcuni mi hanno scavalcato il corpo con la gamba del lato del braccio incastrato, Dario. Sì, è quella la prima gamba che passa. Se io ho il mio braccio destro in omoplata, ovviamente è la mia gamba destra la prima che passa. E devi lavorare proprio su quel timing. Lo devi prendere al volo. Jack, capito. Ciao, Maga, grande. Marco, allora, se non riesco a girargli il braccio all'interno, ma mi abbraccia la coscia, devo lasciare perdere omoplata o cambiare tecnica? No, io personalmente non la cambio mai. Perché c'è sempre tempo, e anche per quello che vi dicevo di... Questa è una bellissima domanda, Marco, non so se avete capito. Cioè, se l'ho capita bene, è la situazione in cui il braccio da omoplata in leva, omoplata altro non è che una kimura tirata con le gambe, La leva sulla spalla è esattamente la stessa. Omoplata tirato qua, il braccio passa dall'altro lato e vi abbracciano la gamba, no? E poi tentano di uscire da quel lato
su omoplata. Io vi dico la mia su questa cosa: se io ho la presa al bavero e la presa alla cintura, l'avversario può anche, posso anche perdere un attimo, mi distraggo, apro troppo l'addome, l'avversario riesce a portare la mano sull'anca opposta, a me non interessa. Io continuo a tenere il mio omoplata e la cosa migliore da fare in quel caso, Marco, è l'avversario sta pensando tendenzialmente prima a portare quella mano di là e poi a curare la propria testa. Quando vedi che quella mano sta andando, apri l'omoplata, tiri il bavero, chiudi triangolo. È una delle situazioni in cui ti capiterà più spesso di finalizzare da triangolo partendo da omoplata, perché è una delle cose che tutti fanno, vogliono liberare la spalla dalla leva e poi tentare di portare il braccio di là, quindi appena ne hanno la possibilità lo fanno. E noi abbiamo comunque, grazie alla presa incrociata al bavero, tante tante alternative. Da che gli rompevi la postura col bicipite femorale, apri, tiri dentro e chiudi un bel triangolo. Allora, vediamo che altre domande sono uscite. Sì, Mauro, dipende da che tecnica ti riferisci. Allora, perché ho fatto vedere due uscite, due maniere principali di mantenere omoplata quando l'avversario lavora uscendo classico nelle due maniere classiche, quindi posturando se rimane in piedi o tentando di scavalcare la testa se resta in ginocchio. In entrambi i casi ritornano ovviamente tre principi. Nel primo, la cosa più importante, se ne devi segnare tre, le tre più importanti sono sempre presa al bavero incrociato, bicipite femorale che continua a rompere la postura dell'avversario, quindi non devi avere fretta di chiudere un triangolo, assolutamente, cioè omoplata. Più rompe la postura dell'avversario, meglio è. Molto spesso nel lavoro che si fa per mantenere l'omoplata nel proprio gioco non si hanno così tante, così ta, per così, non si passa così tanto tempo con il triangolo chiuso e le gambe chiuse. L'omoplata è una tecnica molto dinamica. E quindi, bavero, presa bavero incrociato, gamba che continua a rompere la postura, bavero che traziona sempre e il blocco del braccio dell'avversario, quindi il discorso che facciamo adesso con Marco Gabaglio, dovuto alla postura del corpo, quindi la corretta postura, ginocchia chiuse verso il petto, un po' girato di tre quarti verso l'avversario. Non dovete puntare perfettamente il soffitto col petto. Nella seconda è molto timing, Mauro, quindi sicuramente non fargli mettere il piede a terra della gamba che ti scavalca la testa, agire prima, quindi andargli incontro col bacino prima, e quindi tre cose: portare il ginocchio all'interno, di modo da averlo pronto per attaccare in Ibar, non fargli poggiare il piede a terra, quindi prenderlo al volo e correre con le anche verso le sue, quindi esplodere con le anche nella sua direzione per attaccare il suo. Possiamo guardarli da qua se vuoi. Sì, Nibara omoplata, ti ho risposto. Però tu Ezechiele lo puoi tirare da qualsiasi posizione, si può comunque, c'è un bellissimo strangolamento del genere da omoplata, ma ho paura a fartelo vedere. Emanuele chiede, nella tua esperienza è rischioso farsi scavalcare o è abbastanza sicuro? In finale al mondiale lo useresti o magari ti assicureresti 2 punti salendo? Emanuele? Emanuele. Bella domanda dal punto di vista strategico, Emanuele, ma il fatto è che se sei in gara e la lotta è tirata, è difficile, il tuo avversario è insomma bravo, e un mondiale è quello il caso, ogni volta che tu vedi 2 punti per raspare, in sostanza, come ci siamo sempre detti, no? Anche agonisticamente parlando quando andiamo in gara assieme, quindi in realtà se vedi 2 punti te li devi prendere dal mio personale punto di vista, a meno che tu non veda qualcosa di veramente sicuro. Cioè, questo è un colpo che io tento al volo perché mi fido molto di questa tecnica. Ovviamente mi fido su me stesso perché l'ho provata tanto. Ovviamente per arrivare a una tecnica di cui si ha tale fiducia, la tecnica va drillata e provata molto e tanto. Cioè, molto scusa e in maniera anche molto molto precisa. Ricordati sempre, visto che sei una nera, che dalle leve alle gambe nascono altri punti. Quindi molto spesso si può usare un counter come quello del Nibar quando in realtà l'avversario ci sta fregando. Quando capisci che l'avversario oramai non è più troppo zavorrato sul bacino, magari la tua presa alla cintura e non è più completa sui lombari per il problema, ad esempio, che diceva Giacomino prima, no? Prova un'uscita l'avversario, poi ne prova un'altra. Nel momento in cui scavalca, vedi sto piede, ti senti, passatemi il termine, fottuto, perché se arriva di là ovviamente sono dolori, se ci arriva con la sua postura ovviamente, se non riuscite a sbilanciarlo nel frattempo, e quindi
a un certo punto è come un'ultima spiaggia, dice ok, esplodo con le anche verso le sue e mi preparo il Nibar. Questo però, Emma, siccome la tua domanda è intelligente, ti rispondo anche in maniera più dettagliata. Questo però nasce sempre da quel ginocchio che entra, che è una difesa universale contro quel passo. Cioè, nel senso, qualora tu non ti sentissi sicuro, perché sei, magari vai al Mondiale Master, non ti senti sicuro, chiudi un'omoplata, ma non ti senti sicuro ad attaccare quel Nibar. In più però senti che l'avversario è stabile, cioè non è che chiudi un'omoplata, boom, ora spato, non è che raspi così da un'omoplata. Senti che l'avversario è stabile, vedi che non ci sono grandi possibilità di salire in quel momento, lo invogli a passare, puoi fare mille altre cose. Se io asia qui, omoplata, sono in mia omoplata, quindi ho il bavero incrociato e la cintura. Vediamo un po' più avanti, asia, che non ci vedo. Ok, adesso ci siamo. Ho il bavero incrociato e la cintura. Questo ginocchio che passa dentro è tutto. Cioè, nel momento in cui questo ginocchio passa dentro, voi potete anche richiudere il vostro omoplata. Qualora Asia tentasse di scavalcarmi la testa, io non voglio il Nibar. Asia prova a scavalcarmi, io distendo il corpo. Vedete dove va a finire? Questo è un ginocchio che dà molto fastidio all'avversario, blocca molto l'avversario. Guardate dov'è. Posso fare quello che voglio, posso addirittura girare per provare, apro, giro, posso provare ad attaccare Arnold Belly Down, posso semplicemente rientrare in omoplata, salire e attaccarlo per bene. Ma quel ginocchio che spassa dal lato del corpo avversario all'interno del costato, se lo provate subendolo, vedete subito l'enorme differenza che fa. Quando sentite che quel ginocchio lì avete, sentite già troppa distanza dalla testa dell'avversario, non è possibile scavalcarlo. Ezechiel chiede qualche consiglio o dettaglio su come sdraiare in toto l'avversario attaccando un'omoplata. Ce ne sono tanti, Rob, di maniere per sdraiare l'avversario, però vi devo dire la verità. Un avversario che da omoplata si fa spanciare del tutto a terra, o è un avversario tremendamente, più leggero di chi sta tirando omoplata, oppure ha fatto un grave errore. Cioè, nel senso, la posizione pancia a terra nel jiu-jitsu è in assoluto una posizione mortale per chi ci va. Cioè, tendenzialmente lì finisce e offre troppe opportunità all'avversario. Quindi la battaglia che si fa per non finire pancia a terra su un'omoplata è tanta. E voi dovete concentrarvi, Rob, se ti devo dire la verità, sia per raspare che per finalizzare, sulla pressione che mettete sulla spalla e sulla distanza della spalla dal terreno. Ma a spanciare, ve lo dico semplice, semplice, fino alla blu si possono vedere certe cose. Se voi andate anche solo a un campionato in Italia di viola adult, non c'è la viola che finisce pancia a terra, cioè o c'è un divario tecnico esagerato tra le due cinture viola, il che comunque non dovrebbe succedere, perché dovrebbero essere più o meno su un livello simile, perlomeno tecnico. E ripeto, c'è una battaglia talmente ardua che diventa veramente dura. Non ti dovresti concentrare su quello. Ti do un metodo che inverte le braccia, un metodo molto bello che come riferimento mi viene in mente più di tutti Cobrigna. Però io che ho omoplata tanto nel mio gioco, lo uso tanto, perché poi le tecniche che vedrete saranno quelle che ovviamente amo anche di più, no? Perché già è scomodo fare è troppo complicato in diretta fare delle cose che magari risultano nuove per tanti o per se stessi, figuriamoci in una situazione del genere. Quindi tenterò di trattare argomenti che poi in realtà mi piacciono molto. E io personalmente, Rob, quando chiudo omoplata non punto neanche a spanciare qualcuno, anche perché mi toglierei altre transizioni. Cioè, quando chiudo omoplata io punto a raccogliere tanti punti con quella posizione lì, o una finalizzazione connessa. Ma finalizzare con omoplata è bello, è figo, è difficile, è molto difficile. Cioè, nel tuo caso specifico, Rob, non mi concentrerei su questo, ma mi concentrerei prima sul controllarlo bene. In ogni caso, se volete spanciare l'avversario, uno dei movimenti migliori è portarlo via lateralmente. Quindi, se questo è l'omoplata in cui siete, tendenzialmente che cosa si fa? Si invertono le mani.
Quindi si sfila la presa al bavero e si va a controllare il lombare dell'avversario con la mano che era al bavero, quella lontana. Quindi questo lavoro qua. Adesso non vedete bene questa mano, ma va a fare una presa sul bordo del pantalone, all'esterno del polpaccio di Asia. E quando esco lateralmente, quindi aprirò il triangolo e farò un'uscita di bacino, le mie braccia tendono l'arco, quindi la mano che ha l'anca lontana tira, la mano che ha il polpaccio di Asia spinge. Quindi la posizione è questa. Ok? Apro, esco lateralmente, spingo questo lavoro qua. Salgo e ho spanciato il mio avversario. Ferrarini chiedeva, il Nibar lo riesce ad attaccare anche senza aspettare che l'avversario scavalchi, cioè tu vai tu a prendere la gamba? No, Matteo, ovviamente, non so se avete sentito, Asia ha letto la domanda di Matteo Ferrarini. Ovviamente no, Matteo, perché è un counter, quindi deve arrivare quel passo lì, altrimenti se l'avversario semplicemente tiene il ginocchio a terra o come giustamente ha fatto notare Giacomo sul costato barra addome di noi che attacchiamo omoplata, non distende la gamba e non, soprattutto non apre quest'angolo, Matteo, cioè quest'angolo è molto chiuso. Qualora andasse a fare il passo o sta aprendo l'angolo, quindi c'è lo spazio per il mio bacino per entrare. Ma se non mi dà ovviamente quello spazio lì, devo pensare ad altro. Non, il, questo Nibar qui si fa proprio come counter a questa tecnica, all'uscita dell'avversario scavalcandovi la testa. Fine. Per ora fine. Vieni, Next sei tu da? love. No. Non so vedere quali sono queste. Ok, questo era l'argomento di oggi, spero di essere stato abbastanza esaustivo, non volevo... Sì, no, poi ovviamente io vi dico, abbiamo fatto vedere quello che volevamo far vedere, ma se ci sono domande andate tranquillamente avanti, non è stop alle domande. Volevo solo chiudere con l'argomento per dire, questo era quello che volevamo far vedere oggi, a cui ci tenevo a farvi vedere principalmente come negli anni, anche con l'esperienza agonistica, ho tentato di costruire un gioco anche sull'omoplata e quindi un gioco che si fondasse su un principio. Nel momento in cui arrivo a chiudere l'omoplata, ci dovessi arrivare al primo minuto di lotta o al sesto, da lì devo ricavare qualcosa. Non lo chiudo per provare una finalizzazione che non va e l'avversario esce. No, non è così. Non attacco omoplata per lavorare immediatamente per finalizzare da omoplata, perché non è un triangolo, vi ripeto, non è un armlock, non è una finalizzazione così scientifica. Invece, avere la mentalità di costruisco un gioco che qualora chiudo, che punta a chiudere omoplata e qualora riuscissi a chiudere omoplata, ci sono. In base alle due reazioni dell'avversario, due ribaltamenti, altre due reazioni, due attacchi per la schiena, altre due reazioni, due triangoli, il mio omoplata inizia a diventare parecchio rognoso. Cioè, l'omoplata è una bellissima, è un bellissimo attacco da usare come transizione. Ci permette sempre di ricavare qualcosa in più, sempre di non tornare, insomma, di non finire a mani vuote da quella una volta che l'avversario magari sia riuscito a battagliare contro il nostro omoplata. Magari riesce, però ho fatto due punti, però li sono alla schiena, o semplicemente ho preso un vantaggio perché ha dovuto difendere, eccetera, eccetera. Andrea Jeffrey, qual è l'errore più comune che vedi a chi attacca omoplata? È il primo, Andrea. La domanda di Andrea Jeffrey, che è l'errore più comune di quando si attacca omoplata, è sicuramente. Ho trattato questa lezione proprio per quello, per mettere le due difese, per mettere sotto la lente di ingrandimento le due difese più diffuse quando si subisce omoplata. E sicuramente l'errore peggiore è farsi mettere sul collo e quindi non battagliare continuamente per rompere la postura dell'avversario. Omoplata uguale schiena dell'avversario piegata. Se l'avversario può avere la schiena dritta, guardare avanti sé, avanti a sé o in alto, ci può mettere sul collo. Quindi l'errore è lo stack pass, farsi imbarcare e quindi non rompere la postura dell'avversario è l'errore mortale da omoplata. Perché considera anche sempre, Andrea, che tu
eri in guardia, vai per un attacco e poi magari quello dopo che sfila, perché ti ha messo, ti ha imbarcato, ha usato stack pass, sfila il braccio, magari ti passa pure la guardia. Il peggio del peggio. Io devo tirare un attacco e non tiro un triangolo contro un gigante sull'angolo sbagliato, così gli do il passaggio di guardia, no? La stessa meccanica, lo stesso pensiero ci deve essere su un plato. Christian si lamenta che non gli rispondi mai. Chi? Christian, che Che? pensava fosse un corso di latino americano. Sì, va bene. Dopo te la faccio vedere, Cri. Comunque, anche tu non mi hai risposto al telefono, Caino. Omoplata con il setup dal lasso, Babi. Ce n'è tanti, Babi. Dipende che cosa intendi per setup dall'asso. Oggi non stavamo trattando l'attacco, Omoplata. Forse ti sei persa all'inizio. Era perché stiamo trattando proprio due posizioni che ci possono mettere in crisi una volta chiuso omoplata, no? Quindi quella era la cosa principale. L'omoplata dal lasso ce n'è quanti ne vuoi, perché il lasso è per antonomasia una guardia che vive tanto di triangoli e di omoplata. Sicuramente il primo su cui lavorare è sempre il più basico di tutti, cioè metto Asia davanti, così lo vedete. Per costruire un bel gioco di omoplata dal lasso bisogna prima partire dal primo in assoluto che è doveroso e bisogna imparare, che è sempre con la presa al bavero, ok? Quindi piede in vita, presa al bavero, porto le ginocchia al petto per rompere un attimo la postura dell'avversario e avvicinare il tutto e passo veloce dal bavero al tricipite. Qui. È un grande classico, l'avete visto tirare a tantissimi campioni, mi viene in mente più di tutti Romulo Barral, che da qui tirava sia triangoli che omoplata. Però comunque calcio dentro, op, vado ad attaccare omoplata. Importante sempre la stessa cosa, però, discorso di oggi. Non devo aver fretta di chiudere subito un triangolo. Porto solo l'altra gamba sopra la testa dell'avversario, pinzo con le ginocchia, rompo la postura. Stessa roba. Controllo la cintura e passo esterno a chiudere. C'è quello che vogliamo in realtà, se ti devo dire la verità, poi a un livello un po' più avanzato, il mio omoplata preferito dal lasso è quando l'avversario mi dà spazio. Quindi, tu Babi, attacchi tanto, mettici questo ginocchio, attacchi tanto questo ribaltamento classico dal lasso. A te piace molto attaccare questo, no? Sbilanci l'avversario, lui ritorna, porti le ginocchia al petto, raspi. Una delle reazioni più diffuse dell'avversario, quando lo calci, ha capito l'imbeccata e tenti di ritirarlo su portando le ginocchia al petto perché ti aspetti una sua reazione che però non arriva, ha nasato l'attacco, ha capito e si allontana con le ginocchia, questo è il momento migliore per andare sull'altra presa, qua all'esterno. A me questo omoplata mi piace molto perché, e vado sempre a fare le mie prese, anche se non l'avevo la presa al bavero questa volta, io vado diretto per la presa al bavero. Appena chiudo. A me piace molto girare sotto perché anche io, lo sai, perché mi conosci e abbiamo lavorato tanto su questo gioco anche per te, anche io amo quel ribaltamento dal lasso e quindi ogni volta che l'avversario per difenderlo mi dà spazio alla mia testa di dare giro sotto. E quindi quello è un'omoplata praticamente già fatto. Sembra chissà che cosa perché dai un po' di spin, ma è una cavolata. È tecnicamente probabilmente più facile il secondo del primo. Esediello, ho visto in campionato specie cinture alte battagliare in omoplata con l'avversario totalmente in piedi, dunque mantenere la posizione. Personale opinione, migliori opzioni? No, la migliore opzione è quella. Io personalmente, Rob, in campionato sono finito 1.000 volte a testa in giù, sollevato dall'avversario. In omoplata proprio perché avevo la presa al bavero. La presa al bavero mi teneva su tranquillamente. Sai che cosa succede se hai due prese buone e tieni bene il triangolo e riesci e non scali giù dalla spalla, cioè non inizi a lasciarti andare? Se hai la cintura con la presa inversa del palmo della mano verso di te, la presa al bavero del braccio in mezzo alle tue gambe, mi è successo 1.000 volte in campionato, si alzano. Tentano di liberare scrollando, capiscono che per questa zavorra non ce la fanno, rivengono giù e lavorano su un'altra uscita. Questa
Quello che tu personalmente hai ottenuto in un caso del genere, e tutte le cinture nere che hai visto tenerlo, è che all'avversario, per alzarsi, sollevarti, rimetterti giù, paga un prezzo, sta faticando, lui si sta stancando e tu non stai facendo nulla. E quando scende, lo fa al quarto, il quinto, il sesto, il settimo minuto di lotta, non è neanche freschissimo, appena scende c'è sempre grande opportunità di riaprire, tirare dentro il bavero e di nuovo passare da omoplata a triangolo e attaccare triangolo. Ovviamente chi ama il gioco di omoplata deve amare anche triangolo, ragazzi, sono imparentati e se avete un buon triangolo dovete avere un buon omoplata e viceversa. Se ho ottenuto, piranha, se ho ottenuto omoplata dalla Wurm o da una lapa qualunque, riesco a liberare la gamba per andare in Ibar? Omoplata dalla Worm. O una lapa qualunque? Quello lo devi sentire perché dipende molto, perché lo sai benissimo, facciamo tutte e due gioco di bavero, tu ne fai molto più di me, lo usi tantissimo. E questa è la domanda di Piranha, e tante volte ti avvolge talmente tanto che l'anca è bloccata. Quindi su quello, cioè, quando ci sono i baveri di mezzo, lo sapete, è sempre un macello, ci sono alcuni giri della schiena col bavero che andate alla schiena ma finite con una gamba presa nel vostro stesso del bavero dell'avversario, non sapete come liberarla e questo è uno scenario simile anche se è sul bacino. Però ti dico due differenze, Luigi, ti dico quello che faccio io personalmente. Io l'omoplata da worm, anche per questo motivo, non lo vado a cercare più di tanto. Da worm normale, sai, quando la inverti con la presa sotto, quando vai in guardia invertita e poi ritorni per attaccare l'avversario. Ecco, da lì io ti consiglio di attaccare, so che hai capito perché tu lo fai, da lì io ti consiglio di attaccare triangolo, non omoplata. Mentre l'omoplata io l'attacco molto di più sulla lapel sullo stesso lato e a quel punto, siccome il kimono dell'avversario è aperto ed è sullo stesso lato, quando vai a chiudere l'omoplata sale il bavero insieme alla tua gamba e quindi è molto difficile, cioè non ti può dare fastidio dopo, il bavero non passa trasversalmente come nella worm. In sostanza, se io sto facendo worm su Asia, alza questo. Io ho una worm, ok? Qua il passamano non lo faccio classico, ovviamente per attaccare omoplata triangoli la mano sta sotto. Qua, se io da qui voglio andare per attaccare quel braccio. Tendenzialmente Luigi sarà sempre un triangolo, vorrò sempre anche la testa. Quindi presa al bavero alto, inverto, invertendo mi libero del ginocchio dell'avversario, salgo e ritorno attaccando triangolo. Qua il bavero sul triangolo non mi dà mai fastidio. Se invece, no, in piedi. Se invece voglio attaccare omoplata, la mia intenzione è quella, lavoro sullo stesso lato. Il bavero lo uso qui, l'apple guard normale, che adesso Keenan ha chiamato squid, ma in realtà esisteva da molto prima di Keenan. Quindi l'apple guard normale, controllo la manica dell'avversario, o se lui ha una presa, qualsiasi cosa, posso controllare anche il bavero come abbiamo visto oggi, e vado ad attaccare omoplata normale. Qui il bavero io ce l'ho ancora in mano e non mi dà fastidio ovviamente, perché la gamba, grazie a te, lo spinge sotto l'ascella avversario, quindi sotto l'ascella dell'avversario, quindi non c'è quel rischio. Io faccio sempre, opero sempre questa scelta, Piranha. Worm triangolo, lapel omoplata. A posto, era l'ultima. È tutta una scusa per vederti prendere un bavero e a cagare, Piranha. Guarda che basta chiedere, Adesso comunque, ragazzi, vi ringrazio tantissimo perché mi fa sempre piacere che vi colleghiate alla diretta, almeno al di là di tutto. Sono felice che possa servire, eccetera, ma mi piace anche sapere che ci siete, che insomma l'interesse resta alto. Diversi di voi saranno, la maggior parte di voi sarà in crisi d'astinenza con Jiu-Jitsu, quindi posso capire. Per le prossime dirette, siccome è vero far vedere quello che ci piace, però mi piace anche. Ovviamente mi piacerebbe anche trattare dei temi che poi possono essere utili. Farò dei sondaggi su Instagram, farò delle storie dove vi chiederò a voi che cosa preferite piuttosto che un altro. Quindi se ci state una minima attenti e se seguite una minima, vediamo di trattare anche degli argomenti che possano servirvi, che possa esservi da spunto per poi quando si rinizierà, per poi poterci lavorare veramente bene quando si rinizierà, ci potremo riniziare ad allenare.
Una cosa, solo una cosa, l'ultima prima di chiudere, vi farò un sondaggio, ma ricordatevi, farò un po' di sondaggi per capire che cosa vi piacerebbe vedere di più, ma ricordatevi che il comune denominatore deve essere sempre dei problemi, problemi in cui incappate, problemi comuni che magari avete da anni e che avete finito per evitare quella posizione perché vi dava quel problema lì ed è un peccato perché magari potevate costruire qualcosa di buono. Quindi dei problemi che avete, che siano, che ovviamente prenderò quelli che a mio giudizio sono quelli più diffusi per tentare di accontentare più gente possibile, di chiarire più dubbi possibile e perlomeno per i primi tempi, non si sa quanto durerà questa situazione, tenteremo per l'appunto di risolvere tutta questa serie di problemi, di diverse posizioni e diverse situazioni. Chris chiede Noghi, punto di domanda. Noghi, chi è che lo chiede? I Chris, credo, mi domanda. Ah, Cri, beh, Cri, l'omoplata Noghi, cioè nel momento in cui in un campionato, in uno sparring che ti impegna, chiudi e riesci a gestire un omoplata nel senza kimono, vuol dire che il tuo omoplata è veramente di livello alto. Quindi, prima di tutto, l'omoplata dipende molto più dalle prese, come è evidente, di un armlock e di un triangolo. Quindi, prima di parlare di un omoplata Nogi, che credo sia veramente poca la gente che ci prova e che lo tira, prima di parlare di un omoplata Nogi bisognerebbe bene lavorare bene su un omoplata col kimono. Per il Nogi, comunque, i blocchi mancano, quindi, ovviamente, la miglior soluzione è sempre creare dei blocchi mano con mano e di tentare di lavorare con dei blocchi mano con mano che rompano anche la postura dell'avversario. Uno su tutti, questo, no? L'andare a chiudere da sopra. Se io voglio chiudere un buon omoplata facendo finta di essere senza kimono, eh? No, 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 vieni. Normale, guarda. Vedi un altro guardia chiusa. Esempio basico, mi avete chiesto guardia chiusa. Anche da qui si spara. Noi siamo nel Nogi, io riesco a prendere l'avversario in guardia chiusa, rompo la postura dell'avversario. La prima cosa da fare è: se rompo la postura, non posso accontentarmi di questo, no? Se rompo la postura dell'avversario, ho bisogno di bloccare la sua spalla qui. Quindi, una soluzione ottima è sempre il braccio che passa sotto il ginocchio, che può essere supportato da chiusura mano con mano, oppure vado a prendere il trapezio dell'avversario, di modo da essere libero di continuare la mia transizione per andare a chiudere l'omoplata. Tu comunque, Cristiano, l'omoplata Nogi l'hai chiesto solo perché hai visto che il counter era Nibar. A te dell'omoplata Nogi in realtà non te ne frega nulla. Fine. Ma infatti Andrea è quella la storia, ti prego solo kimono, però Redona se non fa la domanda a Nogi non è, cioè lui ce l'ha qui, lui deve fare Nogi e io lo apprezzo anche Cri, però ci sono, cioè il panorama, diciamo che il bagaglio tecnico di una lotta a Nogi, pensiamo a uno sparring tra Gui e Nogi, è un po' più limitato per forza di cose, no? Quindi se ogni volta che devo rompere la postura dell'avversario devo operare dei cambiamenti al mio gioco perché non ho le prese, devo chiudere dei chiavistelli, quindi non ho le mani libere, devo chiudere mano, ovviamente cambia tutto. Quindi nel gioco del Nogi, pensando anche al tuo gioco Nogi, non ti consiglierei di investire così tanto in omoplata. Imparalo, studialo sicuramente, però strutturalo bene prima col kimono. Finito. Bene, ragazzi, l'intento di non farla durare 50 minuti come l'ultima volta, 55, non mi ricordo, quasi un'ora, È fallito. ci è riuscito. No, ci è riuscito, No, però insomma, dai, no, non lo ci è so. riuscito. E comunque chiede, dice che voleva essere provocatorio con questa richiesta di lunghi. Lo sapevo, Cri. E rimaniamo come vi ho detto, una diretta a settimana dove vi chiederò anche quali sono i problemi che vi attanagliano di più e da cui partire anche per aiutarvi e per chiarire qualche dubbio e vi ringrazio tutti. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi!